Oh, e buongiorno a tutti ragazzi. Siamo qui con questo video, potremmo dire video, boh, tag, sondaggio, comunque video nel quale sarete voi i veri partecipi, perché io devo dire sostanzialmente due cazzate, ma poi quello che mi interessa sapere è la vostra opinione in merito. Avevo già fatto un mini sondaggino su Facebook, quindi ho visto che questo video poteva interessare molti. E quindi, come dal titolo, parleremo dei VGX, delle candidature e soprattutto delle vostre opinioni riguardo alcune categorie. Perché, a parte il fatto che volevo lanciare l'iniziativa, no? Mandiamo un panettone a David Cage, perché insomma, poverino, veramente non trovare Beyond praticamente in nessuna candidatura se non in quella della migliore interpretazione degli attori, insomma, è stato veramente una cosa abbastanza ridicolo e da vergognarsi. Vabbè, non parliamo troppo di David Cage o così. La cosa importante è sapere la vostra opinione riguardo alcune categorie. In particolare riguardo, ad esempio, la categoria gioco dell'anno, no? Io vorrei sapere qual è il vostro personale gioco dell'anno. Sia diciamo tra quelli che sono candidati, quindi BioShock Infinite, GTA V, Super Mario 3D World, che deve ancora uscire, The Last of Us e Tomb Raider, questi sono i 5 nominati ufficiali. Vorrei sapere secondo voi tra questi quale vincerà, mentre invece qual è il vostro personale gioco dell'anno, che può anche non essere qua, eh. Cioè può anche essere un altro gioco, non deve essere in questo elenco, perché questo elenco l'hanno fatto loro, gli stronzi, quindi vabbè, andiamo oltre. Anche qua, anche questa categoria mi interessa, lo studio dell'anno, quindi Irrational Games per BioShock. Naughty Dog per The Last of Us, Rockstar North per GTA e The Fulbright Company, che è per un indie, mi pare sia per The Stanley Parable, non lo so, vabbè, ma non è che mi interessi così tanto, anche perché secondo me quello che se lo giocano, cioè il gioco dell'anno, a prescindere da tutti i preamboli, se li giocano BioShock, The Last of Us e GTA V, tra i 5 che hanno detto loro stessi. Anche qua, studio dell'anno, ditemi comunque secondo voi chi vincerà tra questi e quale sarà invece il vostro. Beh, anche questa qua mi interessa, il Most Anticipated Game, che tra l'altro è un premio che viene comunque votato dai fan, quindi non è, qua non c'è diciamo quella giuria, tra virgolette, tecnica che sceglie, ma sono proprio i fan. I candidati sono Destiny, Titanfall, South Park The Stick of Truth, che cazzo ci fa qua in mezzo, The Witcher 3 e Watch Dogs, cioè manca di tutto, The Order, Metal Gear, c'è un cazzo, però vabbè, tra questi 5 qual è secondo voi che vincerà? E visto che comunque va votato dai fans, magari anche voi avete votato, anch'io voterò, comunque quale di questi 5 secondo voi vincerà? E invece qual è il gioco che più attendete voi? Che ripeto, non è detto che sia tra questi 5, io ad esempio attendo tantissimo The Order, Devil Within, Metal Gear, quindi giochi che qua dentro non ci sono. Non so se dirvi qualche altra categoria. Beh, ci sarebbe il quartetto, Best Xbox, PlayStation, Nintendo e PC Game, però magari la roba diventerebbe un pochettino lunga. Vabbè, visto che sono sonaro, così, no, visto che ho la Play 3. Ci ficco dentro la categoria Best PlayStation Game, dai, che anche qua da vergognarsi le candidature GTA 5, Rayman Legends, The Last of Us e Tomb Raider. Per me vincerà a mani basse, cioè deve vincere a mani basse The Last of Us, cioè miglior gioco PlayStation, darò un'esclusiva. Mancano Beyond, mancano Ni No Kuni, manca Tales of Xillia, mancano veramente un svagone, Gran Turismo 6, vabbè, deve ancora uscire, però quindi anche in questa categoria vorrei sapere la vostra opinione. Quindi secondo voi chi vincerà e invece qual è il vostro gioco PlayStation preferito? Ecco, ci sarebbero tantissime altre categorie, non sto qua a citarle perché altrimenti diverrebbe lungo, magari poi mi scrivereste dei papiri che non riuscirei nemmeno a leggere, o anche se volete fare poi un video risposta, che ne so, comunque potrebbe risultare interessante. Ultima cosa, vi volevo dire comunque che non vi ho detto le mie impressioni ancora, perché come di consueto arriverà il video di fine anno, quindi col mio 2013 videoludico nel quale parlerò
ampiamente, uno dei giochi che mi sono piaciuti di più, di meno, le delusioni, eccetera. E come l'anno scorso arriverà anche il video con i migliori giochi che sono usciti negli anni precedenti, ma che ho giocato quest'anno. Quindi ci saranno questi due video che arriveranno a dicembre o inizi di gennaio, insomma, come ogni anno, come da un paio d'anni faccio, insomma. L'ultima cosa, un piccolo suggerimento che vi do riguardo alla mia classifica personale, vi dico infatti che tra il podio, quindi tra i tre giochi che mi sono piaciuti di più quest'anno, ci sarà un escluso illustre. Chi sarà secondo voi?